Siamo sull'isola di Pasqua e visto che non c'è una cucina tipica, tradizionale o cose del genere... Aspetta. In realtà qualcosa di tipico c'è. Questo. Spiegaci cosa sta succedendo. Allora, non lo so esattamente. Dovrebbe essere tipo la giornata dei pescatori. Hanno fatto un forno di quelli sotterranei per cucinare un sacco di roba, carne, patate, tuberi, cose del genere. E adesso le stanno regalando alla gente. E c'è un cane dietro di me che è assolutamente ipnotizzato dalla carne che sto mangiando. Questo è un forno dove le cose da cucinare vengono messe a punto sottoterra, ovviamente sopra delle braci che cuociono tutto. È usato praticamente in tutta la Polinesia, ma qui, sull'isola di Pasqua, viene chiamato Umo Pai. Ci sarebbe anche un ristorante dove poter provare qualcosa cucinato con questo metodo, ma se potete prendere parte a una festa, meglio così. Quindi sull'isola di Pasqua succede anche questo, non so ogni quanto, non so perché, ma si può mangiare gratis. Ok, dicevamo? Ah sì. Abbiamo deciso di andare a un giapponese, questo, perché è troppo strano e vogliamo vedere come si mangia dentro. Cos'è il tuo, Martin? Pesce con salsa al miso. Oh mio Dio. Buono? Qui abbiamo beef con sempre salsa, ma al garlic, quindi all'aglio. Assaggiamo. Morbida, e l'aglio non è forte, cioè nel senso che si mischia molto anche con la salsa di soia, buonissimo. Boh, non abbiamo veramente parole per descrivere quello che abbiamo mangiato. Comunque, questo è il ristorante più amazing, com'è l'italiano? Amazing, incredibile. Incredibile in cui abbiamo mangiato. Sì. È fantastico. Fantastico. Abbiamo appena tra l'altro parlato col tipo e lui è cileno, però ha viaggiato per il mondo in Giappone, San Francisco, eccetera, eccetera. E ha deciso poi di venire qui sull'isola di Pasqua. All'inizio voleva esserci solo un anno, però poi ha trovato moglie, ha deciso di avere qui il suo bambino e quindi ha deciso di aprire un ristorante giapponese. Questo ristorante è fantastico. Io non lo so. Un paio di informazioni: è aperto solo la sera dalle 18 alle 22, meglio prenotare perché non è aperto. Se non ha prenotazioni non apre. Esatto, ed è bellissimo veramente, lui si prende cura di voi, vi spiega tutto. Non vi dà il menù, dice prendete cosa volete. Scegliete, esatto. Vi parla. Vi chiede, proprio lui. Abbiamo questo, insieme il sapore per voi. Bellissimo. Bene, esperienza super approvata. Il giapponese più buono della mia vita l'ho mangiato sull'isola di Pasqua. Questa cosa è fantastica. Grazie mille per aver guardato questo video. Venite qui a mangiare. Venite qui a mangiare al volo proprio.